Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at AquaVita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Arriva il meteorite, lo vedete? È lassù che sputa fuoco nel cielo dalla coda. Presto sarà qui e saranno cazzi amari per tutti. Lui non fa distinzioni, lui non è razzista. Non si sa neanche se è un lui, né se importi qualcosa definirne il sesso. Davvero, sono l'unico che lo vede. Non è che ci sperassi. Avrei preferito morire inconsapevolmente. Avrei voluto fare la fine di uno stronzo qualunque, circondato dai miei cari nel letto d'ospedale, oppure stirato sotto il 49 barrato. Percorso ridotto, vita brodosa, ridotta anch'essa al sugo. Ma andiamo al grano. Arriva il meteorite, non lo vedete? Da anni si sapeva. C'erano indizi a riguardo e qualche scienziato ci ha pure scritto sopra degli articoli, salvo poi venire deriso dalla comunità. È un torneo mondiale. Nessuno ci credeva prima. Chissà ora che faccia hanno dipinto addosso tutti questi geni della domenica. Ma c'è ben poca soddisfazione, dato che moriremo assieme. Eh sì. Come ho detto, il meteorite non guarda in faccia proprio nessuno. Arriva e spacca. È come un cinghiale, però più grosso e senza tutta quella fame. Non è un cinghiale, allora. È un cazzo di problema per tutti, mica solo a Roma. Ci avevano avvertiti quegli scienziati, ma ce ne siamo fregati. Arriva la meteora, la vedi la scia? No, non c'è alcun agente chimico spruzzato in volo. Le scie chimiche sono stronzate. È condensa. Ma ai complottisti questo non interessa e già gridano lo scandalo. Il meteorite è stato corrotto ed è pieno zeppo di rettiliani. È il loro cavallo di Troia in rotta verso la Terra. Sono cazzi amari. L'elite dei poteri forti ha già appiattito il globo e sono state tolte di mezzo quelle fastidiose bandierine a forma di grattacielo. Tutto per far trovare a loro una pista di atterraggio adatta. L'hanno finanziata George Soros e i massoni, con l'appoggio dei savi di Sion. E il tappeto ignudo di Roswell, Stanton Friedman aveva ragione. Ma forse stavolta non sbarcherà nessuno. Forse l'impatto sbriciolerà il pianeta intero e allora saremo salvi. Beh, per così dire. Arriva il meteorite! Che siete? Pazzi! Dove correte? Perché scappate? È inutile nascondersi in cantina, vi troverà lo stesso. È un meteorite intelligente questo. Ci colpirà tutti senza esclusione e mentre stramazzeremo al suolo, lui sorriderà fra un grano di roccia e l'altro. Ci dirà, ve l'avevo detto, mentre con un ultimo flebile alito di voce noi sussurreremo e poi spireremo lì, sul freddo asfalto divelto di una strada di campagna. Saranno inutili le fughe, i ripari improvvisati, i bunker. Sarà buffo vedere la gente di mezza età impazzire, mentre i vecchi, come al solito, se ne fregheranno e i giovani ci scherzeranno sopra. Sarà bello immaginare un mondo senza più discriminazioni, pesi da portare, deficit alimentari, economia, cemento. Un mondo più libero, con piante nuove e sculture di antichi umani pietrificate nelle pose più strane, parafrasando la famosa Pompei. Arriva il meteorite e farà scoppiare tutto, vulcani, faglie, cime dei monti, punte degli alberi, sarà un casino. Vi auguro di avere un balcone per poter ammirare lo spettacolo, oltre ad applaudirlo. La pandemia del 2020 ci apparirà uno scherzo allora. Avremo tempo solamente per fare un breve esame di coscienza, soppesando il bilancio della nostra vita in 5 minuti al massimo. Ci basterà, mica abbiamo vite così interessanti. Poi sarà la luce, un bagliore infinito che durerà il tempo di un attimo, forse meno. Non essendoci l'uomo, però, non ci sarà nemmeno il tempo. Un istante equivale all'eternità, così come l'eterno è soltanto un attimo dilatato. Quel momento, allora, durerà per sempre. Ma noi non ci saremo.
sicuramente non dà senso. Senso. È arrivata la meteora. E la vuoi sapere una cosa? Nessuno ci ha fatto già. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.